Salutarvi cordialmente e ovviamente nel salutare voi intendo porgere il benvenuto alle autorità che sono su questo palco, che io non vorrò elencare per non commettere qualche grave omissione. Però per esemplificare vi dico che qui con noi questa mattina c'è Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone, c'è il Signor Questore, c'è il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ci sono consiglieri regionali, mi sembra di vedere l'onorevole Anna Teresa Formisano, l'onorevole Anna Rilli, se c'è qualcun altro ditemelo, c'è il consigliere l'onorevole De Angelis e all'assessore voglio riservare qualche cosa di importante, c'è l'assessore regionale Marroni al quale noi dobbiamo tanto, per l'impegno che ha profuso, voglio dire, con i tecnici della Regione Lazio, con la Giunta regionale per aver consentito al nostro paese, alla nostra città, al nostro comune di iniziare un nuovo percorso. Un nuovo percorso perché molti anni fa, circa due secoli fa, la nuova Isola Liri sorse proprio qui e fu un francese, Antoine Béranger, che ottenne dal re di Napoli, noi eravamo regno di Napoli all'epoca, l'uso di questa struttura.
convento dei Carmelitani Scalzi che fu realizzato nel 500 per iniziarvi una rilevantissima attività industriale, attività cartaria. Col tempo ad Antonio Béranger successe un altro grande imprenditore francese, Charles Lefebvre, che poi sviluppò la cartiera, laddove proprio questa mattina sono iniziati i lavori per renderla la più importante cartiera d'Europa. Poi, per una serie di vicissitudini, Isola del Liri ha perduto questa sua peculiarità, questa sua caratteristica, e abbiamo, per una serie di situazioni che non è qui il caso di mettere in evidenza, per alcune situazioni collegate a un disarticolato sviluppo nella provincia di Frosinone, Isola a mano ha perduto questa sua peculiarità, questo suo grande patrimonio, tanto che sotto i nostri occhi noi vediamo o non vediamo, perché dopo 80 anni di abbandono questa struttura è diventata addirittura inaccessibile, e che soltanto attraverso una videocassetta che a breve noi trasmetteremo qui all'interno del chiostro dell'ex convento avremo la possibilità di rilevare, almeno quelli che non conoscono, che si tratta del più importante gioiello di archeologia industriale, voglio dire, del mondo, perché non credo che in altra parte del mondo possa esistere un patrimonio di questo genere allocato in una situazione per cui, oltre questo muro che verrà completamente abbattuto, oltre alla cartiera sulla quale insiste, sul quarto piano di questa cartiera insiste questa chiesetta neogotica, c'è un grande parco e la terza cascata di Isola del Liri. Vi renderete conto che noi stiamo riportando alla luce un gioiello, un patrimonio forse inestimabile, e lo dobbiamo a tutti quelli che hanno collaborato, alla giunta comunale, all'intero consiglio comunale, a coloro che si interessano di tutti i problemi di questa città, dai parroci ai sindacalisti, agli operatori sociali, tutti sono stati vicini all'amministrazione comunale per raggiungere questi obiettivi. E a questo proposito io devo rilevare la presenza anche dei parroci di Isola del Liri che sono su questo palco, io parlo di Don Dante, di Don Domenico, che fanno corona a questa manifestazione importante, e non è presente il vescovo perché è impegnato presso la conferenza episcopale a Roma, ma abbiamo la presenza del vicario del vescovo Don Bruno Antonellis. Come vedete, le massime autorità, il capitano dei carabinieri, il maresciallo dei carabinieri, ci sono tutte le strutture dello Stato, i rappresentanti della provincia. Ecco, io a mano che nella mia mente, ecco, affluiscono le notizie importanti da riferirvi, io ve lo sto dicendo. È un momento importante per la città, è un momento di festa, è un momento storico. Non ho altro da dirvi se non quello di esprimervi una profonda commozione che traspare, che è evidente, che mi blocca la gola, che mi crea anche qualche difficoltà di esposizione, io che poi sono abituato a parlarvi. È un momento importante, da qui nasce la nuova Isola del Liri, da qui nasce l'Isola del Liri che ritrova le sue radici, che ritrova la sua memoria storica e si proietta verso il terzo millennio. Con questo io vi saluto ancora cordialmente e avanti tutti insieme, senza divisioni di parte, per riportare Isola del Liri al suo antico splendore. Grazie per la partecipazione.
bene. Stefano, Don sì. Bruno, il sì, sì, Don Bruno già l'ho citato, abbiamo la presenza, ed è importante, del vicepresidente della Commissione Nazionale di Archeologia Industriale, perché il presidente per altri impegni non ha avuto la possibilità di stare qui con noi, e all'onorevole Corti, oggi rappresentato dal vicepresidente Di Stefano, io devo tantissimo, perché quando ha avuto inizio questa splendida avventura, chi ci ha accompagnato per mano, devo dire che è stato l'onorevole Corti con la sua grande, grandissima esperienza in materia di archeologia industriale. Adesso io ho il piacere di passare il microfono al prefetto. Sì. Due parole. Chi vuole prendere la parola? L'assessore Marroni. Passiamo immediatamente il microfono all'assessore Marroni. Grazie. Per un amministratore pubblico le occasioni come queste sono occasioni molto, molto belle, molto gioiose, perché ci si trova insieme e si inaugura qualcosa che serve alla collettività. Un lavoro importante per questa città, ma anche qualche cosa di più importante, e cioè, voi l'avete visto forse in quel cartello esposto sul cantiere, che si verifica quello che noi tutti sogniamo, e cioè una collaborazione tra diversi livelli istituzionali, il comune da una parte e poi ancora la regione, la provincia che ha dato anche il suo contributo, e comunque la regione e poi lo Stato nazionale e poi la comunità europea. Questa è un'opera che nasce da questo sforzo congiunto di più livelli per poter utilizzare al meglio i fondi disponibili. Si tratta di investimenti importanti, è importante l'investimento qui a Isola Lili, ma complessivamente io che ho la responsabilità del coordinamento dei fondi comunitari posso dire che stiamo qui nella nostra regione utilizzando al meglio investimenti di grande rilevanza. Vedete, sui giornali anche in questi giorni si legge spesso che l'Italia è un paese che non utilizza bene i fondi comunitari. C'è una polemica, una discussione. Si citano dati di varie regioni. La regione Lazio, da questo punto di vista, ha le carte in regola. Noi abbiamo impegnato tutto lo stanziamento del 94, tutto quello del 95, tutto quello del 96 e continueremo così fino al 1999, che è il periodo della durata degli interventi comunitari, nazionali e regionali per le zone disagiate. Isola Lili ha dato un suo contributo di proposta, non c'è dubbio, questo lo si deve e lo si deve chiedere a tutte le amministrazioni comunali che sono in questo territorio di 260 comuni del Lazio che hanno gli interventi dell'obiettivo 2 e dell'obiettivo 5B. Accanto a questo però io devo dire che poi c'è bisogno della collaborazione, dell'impegno, del lavoro della struttura regionale, e io voglio qui anche esprimere un ringraziamento per i funzionari della Regione Lazio che hanno esaminato queste proposte, di tutta la struttura regionale e del Consiglio regionale nella sua interezza. Qui vi sono molti consiglieri regionali che io ringrazio non solo per la loro presenza qui, perché non è compito mio in questo senso, ma li ringrazio per il contributo che in aula, in Consiglio regionale danno, perché questo grande progetto di investimento per circa 2.000 miliardi in 6 anni in 260 comuni ex Cassa del Mezzogiorno e zone disagiate possa andare a buon fine. Da questo punto di vista l'antica condizione di una regione come il Lazio, che veniva accusata non solo di non utilizzare appieno i fondi comunitari, ma perfino in alcuni casi di restituirli alla comunità perché non in grado di progettare,
questa condizione oggi è finita. La Regione da questo punto di vista è in grado, ed è stato in grado, e lo sarà ancora di più, di rispondere alle esigenze non solo della comunità ma dei cittadini di queste popolazioni che sono in queste realtà comunali. Un problema abbiamo, e lo voglio dire qui, perché il problema che abbiamo è come nel momento in cui vi è una difficoltà finanziaria, mi scuserete, sono assessore al bilancio e quindi non riesco mai a dimenticare le condizioni. Il problema che abbiamo è non solo di utilizzare questi fondi in queste realtà, ma anche di guardare a quelle realtà che sono fuori dalle zone previste dagli interventi comunitari per vedere di venire incontro anche a quei bisogni. Frosinone da questo punto di vista è molto coperta dai fondi comunitari, vi sono anche realtà comunali in questa provincia che non sono nei fondi comunitari, ma in generale vi è una presenza forte e da questo punto di vista il nostro impegno è far sì che tutti i fondi siano utilizzati per progetti utili alla collettività. Qui siamo in presenza di una proposta straordinaria in una realtà ambientale meravigliosa, siamo in presenza di una storia antica che vogliamo, che l'amministrazione comunale, che noi tutti, voi tutti vogliamo rinverdire. Da questo punto di vista io credo di poter dire davvero che oggi per la Regione, per noi che abbiamo la responsabilità del governo della Regione, per i consiglieri regionali che sono qui con me, oggi è un momento bello. Grazie. Allora, intanto